su questo hai perfino disegnato una specie di... Io direi il di dietro di una donna. Vedi? Il buco del culo, la vagina... Non riderai così, buttandoti da un cavalcavia con la moto a 35 anni, cosciente di essere un povero fallito! Non è il mio cane, è di mia madre. Oh, lei è carina. Buono. Una campionessa. Ok? La Kim Kardashian dei cagnolini. Madame, su, mostrami le tette. Brava piccola. Hey, scusa, che vuoi? Adam, no! Il tuo ragazzo sarà un fottuto triangolo. Ok, ignoralo, Steve. Sta calmo. Non devi toccarmi, bello. Fatti su, lasciami in pace. Sta fermo. Stai bene? Lasciami. Papà, io ti odio. Smettila! Che cazzo! Levami le mani di dosso! Scusa. Scusa, volevo... Ti piace così? No. Già. Appunto. Perché l'hai fatto? Perché mi piaci. Sono bisessuale, ma non mi piace in quel senso. Ti credevo lesbica, amante della cucina o cose così. No, Adam, sei un idiota. Sei il mio amico. Tu mi piaci come amico. Stai bene? Nessuno ha mai detto di essere mio amico. Cosa volevi dire? Voglio tenerti la mano. Dillo ancora. Per favore. Vorresti tenermi la mano? Sì. Partite con la canzone! Sto davvero bene. Signore e signori, ecco Adamina dal liceo Mordel. Fagli vedere chi sei, Adamina. Fagli vedere chi sei, Adamina. Forza, fagli vedere chi sei, Adamina. Fagli vedere chi sei, Adamina. Mi rovinerai il trucco, amore? Ti rovinerò tutto. Non so come dire quello che ho in testa. Tutte le parole sono lì, in testa, solo che non so come dire la cosa che vorrei dire. E più penso a come devo fare, peggio è. Le persone mi guardano e si aspettano che dica qualcosa e io... invece non dico niente. La gente pensa che io faccia paura o che io sia stupido. Mi piacerebbe andare... meglio a scuola e non essere più tra gli ultimi alunni del mio corso. Lei può aiutarmi, per favore? Io mi sento pronto a spiegare le ali e tu inizi solo ora a camminare. Ho lavorato sodo per trovare me stesso e inizio a perdere di vista chi sono, Adam. Ci stiamo lasciando, vero? Credo che dovremmo. Sì. Non è colpa tua, è che, ecco, stiamo andando in direzioni diverse. Possiamo continuare a parlare? Io...
Non ho nient'altro da dire. Una menzione speciale questa sera va ad Adam Groff e a Madame per uno dei migliori debutti visti da molto tempo a questa parte. Fategli un bel applauso! Eric non era un amico, mamma. Era il mio fidanzato. Ma abbiamo rotto. Virgia? No, non la voglio, la Virgia. Forse non pensa al futuro perché ha così paura di deluderti che non ci prova nemmeno. Già. Bene. Ora frena. Fermati. Non mi hai insegnato a fermarmi. Cristo, perché non mi hai detto come si frena? È stato uno sbaglio. Su, avere pazienza, sto cercando di essere migliore. Adam, hai ragione. Non ti ho insegnato a frenare, è colpa mia. Ti chiedo scusa se ho urlato. Ho visto il tuo amico Eric a scuola. Ha detto che non siete più molto amici. E ho pensato che forse volevi parlarne. Sto bene. Insomma, è stata dura. Ma adesso non fa più così male. Mi sembra giustissimo. Tu hai mai detto ai tuoi genitori di noi? Sì, gliene ho parlato. L'hanno presa abbastanza bene. È fantastico, Adam, è grandioso. Sono molto fiero di te, sul serio. Per me è ancora difficile superare tutta questa storia. Tu quando è che hai smesso di vergognarti? Oh, è una strada molto lunga. Ma tu devi credere di meritare cose belle. Mi hai fatto sentire come se fossi una merda su ogni cosa, da quando sono nato. Ma non voglio sentirmi un fallito, non più, perché non lo sono. Tu sei un fallito. Sei solamente un uomo triste che fa un lavoro che odia perché ha troppa paura di fare altro. Io non ti piaccio. No, Adam. Non è vero, mi piaci molto. Ti voglio bene. Sei mio figlio. Sono io che non mi piaccio. E ti ho fatto sentire piccolo per questo e me ne pento amaramente. E so che non potremo riavere indietro il tempo, ma sto cercando di cambiare. Vuoi abbracciare un cavallo? Cavallo? Prego? Abbracciare un cavallo fa sentire meglio. No, sto bene così. Non vuoi? Grazie. Ok. Ma vorrei abbracciare te.